di pesce azzurro è pieno il mare. Ma anche la costa, abbiamo 5 ristoranti del pesce azzurro. Milano Marittima, Senigallia, Fano, Rimini e Cattolica. E allora noi tutte quante le settimane partiamo da un pesce azzurro e andiamo a vedere e scoprire meglio il nostro mare. Questa settimana abbiamo pranzato al pesce azzurro di Fano e poi siamo stati al pesce azzurro di Cattolica e abbiamo visto l'acquario di Cattolica. E allora, pesce azzurro show! Siamo pronti, la gente ha fame, è ora di andare a mangiare, Jeffrey. Fila lunghissima ma veloce, velocissima. Velocissima, guarda, io cammino ma la gente continua a muoversi tranquillamente, guardate che succede. C'è la gente che poi è molto... Sì, senti, scusi, cosa ha fatto? Facciamo i balli di gruppo. Come i balli di gruppo? Sì, qua nella fila si fa i balli di gruppo, ci divertiamo come i matti, è vero. Ma siete tutti quanti in compagnia, come siete voi? No, io sono da sola, io vengo sempre da sola al pesce azzurro. E organizza balli di gruppo così? Dopo socializziamo qui, vedi, siamo tutti amici. Questi li conosce loro? Sì. Dopo andiamo a ballare alla sera, ci divertiamo come i bambini. Con loro andate a ballare. Una gran mangiata e dopo vedi, andiamo a ballare. Il pesce azzurro fanno le tavolate. Sì, ci divertiamo molto. Inizia tutto da qui. Molto, tutto socializza. Da qui. Te arrivi, ti siedi dove ti pare, capito? È bello, è bello. E è bellissimo. Siamo, andiamo a vedere chi c'è ancora. Vediamo. Questo è salve, strano. Salve. Lei? Lei come si chiama? Turo il marinaio. Sì, bene. Stia calmo. Scusi. La capolare, vedi qua? Ma lei arriva così a pesce azzurro, scusi. Sì, perché io praticamente ho pescato prima il pesce e poi lo vengo qui a mangiare direttamente dal produttore al consumatore. Ma è così direttamente, così, senza manco passare per niente, così. Stamattina l'ha pescato crudo e crudo. Bravissimo. In questo grande giardino c'è alle nostre spalle il pesce azzurro di Cattolica, ma di fronte, Jeffrey, abbiamo l'acquario di Cattolica. Andremo a vedere degli animali terribili, terrificanti, feroci, tipo, digli un po', tipo. I pinguini. Oh, i pinguini, dai, qualcosa di più feroce, più... Le lontre. Ma che le lontre? Qualcosa di più, di più, di più, di più. Le meduse. Vabbè, le meduse, andiamo a vedere ancora di più. È bello perché qui si può venire a mangiare con gli animali, uno può portare il cane, il gatto, quello che vuole, e non so, gli animali possono entrare, è il libero accesso agli animali. Salve, salve, lei come si chiama? Come si chiama lei? È un animale, vedi, è un animale. Ha un nome? No, non ha un nome, è un animale. Vediamo qui invece, lei, buonasera. Buonasera, buongiorno, buonanotte, tutto. Ecco, si può venire qui a mangiare con gli animali? Lo certo, io ho la gallina. Senti, l'ho portato lei. La gallinella da terra. Sta zitta. Fa un po' rumore perché però. Siccome mi hanno detto che fanno la gallinella di mare qua, io ho portato quella da terra. Ma è un po' aggressiva, sembra, o no? È perché ha fame, poretta. E fame. Cosa mangia? Cosa mangia la gallina? Il pesce, chissà cosa mangia. C'abbiamo anche la tessera noi. C'è lei con la tessera? La tessera a punti del pesce azzurro. Ma lei viene sempre a mangiare con la sua gallina? Spesso. Una volta sa la gallinella, una volta sa il porcello, una volta sa la capretta. Le porto tutte. Perché ho capito. Ma perché è agitato? Perché è agitato? Perché ha fame, poretta. C'è un abbassamento glicemico. Ho capito. Vi lascio fare la fila, allora. Grazie. Siamo tranquilli, siamo calmi. Fantastico, siamo davanti alla vasca dei pinguini, Santinelli. Pinguini di clima temperato, di Humboldt, vengono praticamente dall'America del Sud, Jeffrey. Ma sai cosa fa? Mica è un clima freddo, è un clima temperato. Qua a Cattolica stanno bene, stanno comodi sulla spiaggia, giocano, fanno i castelli di sabbia, sono veramente, mangiano la piadina, guarda, veramente sono fantastici. No, mangiano pesci, mangiano molluschi, sardine. E pesce azzurro mangiano, via. Così. Sono di un'altezza media, diciamo, di 60 cm e pesano sui 5 kg. Noi ora faremo invece il percorso del pinguino imperatore. Il pinguino imperatore, quando fanno l'uovo,
l'uovo lo danno al maschio e il maschio deve portarlo dall'inverno fino alla primavera. Attraverseremo i pericoli, faremo dei percorsi fantastici con l'uovo al piede. Andiamo, Jeffrey. Andiamo. Il primo pericolo è il freddo, perché appena si arriva in inverno il pinguino attraversa l'era più fredda, un freddo, il pinguino imperatore sta al polo sud, si fa un freddo incredibile qui. Ma l'uovo non tocca perderlo, Jeffrey, attenzione. Sta per nascere, Jeffrey, lo sento. Sta per nascere, lo sento. Lo sento che sta per nascere. Lo sento muoversi. Si muove, Jeffrey. Si muove. Si muove. Sì, sì. Si muove. Eccolo. Si muove. Eccolo. Oddio. Eccolo qua. È nato. Con tanto di cosino attaccato. Oh, già con l'etichetta. Con l'etichetta è nato. Bello. Ogni posto è fantastico per socializzare. Ad esempio, qui abbiamo... Sì, ah, signora! Sì, c'è la signora Pedotti. Buonasera. Volevo prendere l'acqua, ho preso il vino e sarò amata. Ho preso, guarda, tutto il vino. Dopo sono ubriacatura, sono e sarò amata. Signora... Ma lei è qui da sola? Con chi è venuta oggi? Sono venuta da sola, ma dopo socializziamo qua noi. In questo punto si incontra, certo, incontrato? Te non sai che ho incontrato oggi? Chi hai incontrato? Un nuovo amico, un cavallo. Vieni, no, cavallino, come? Vieni. Come vedi, ho conosciuto un cavallo. Come ti chiami? Ernesto. Come si chiama? Ernesto si chiama. Ernesto Cavallo Mesto, è geniale. Dopo noi usciamo insieme alla sera, capito? Mica solo qui, dopo ci vediamo alla sera. Sai dove andiamo? Dove andate? Andiamo dove? A cavallo. Che bello, che bello. Allora, sarò buon pranzo, signora. Buon pranzo, adesso gli troverò un po' di biada, tanto come mangia il pesce azzurro. Ma cosa beve? Cosa beve? Il vino. Vino, vino. Beve il vino. Il cavallo beve il vino. Perché si può arrivare con gli animali, possono venire anche gli animali qua. Salve signora, li salutiamo, li salutiamo. Buongiorno, lei si chiama? Gori Cesarino. Ah. Cesarino. Ed è di? Cesarino, ma sono io. Ed è di? Rimini. Rimini, bene, viene spesso al pesce azzurro? Guardi quando sono aperti loro. Ah, a Rimini. Gli altri giorni non mangia. Non vengo perché sono chiusi. Pesce preferito? Pesce preferito? No, del pesce azzurro tutto. Nome? Maria. E viene da? Repubblica di San Marino. E viene spesso qui al pesce azzurro? Sì, sabato, la domenica, veniamo con gli amici. Alla capitale della Francia, quale sarà? Parigi. Vedi, bravissimo. Il fosforo, bravissimo. Sali minerali. Bravissimo, fantastico. Capitale dell'Italia. Roma. Ma vedi, perché mangia pesce? Mangia pesce, 3 per 2. 2, 6. Guarda come mai, questo è difficilissimo. Benissimo, ci saluti San Marino, signora. Grazie. La fila cambia, la fila scorre, ma succedono delle cose strane. Sì, no, che Orietta Pedotti, per esempio, è sempre lì. Cioè, lui non si sposta finché non trova le persone giuste. Ma signora... E tutti dietro, dai, balli di gruppo, quanto ci diverti hai? Ma signora, lei... Balli di gruppo, dai con la zumba. Socializzano. La signora Pedotti. Ci amici molto intimi, vedi? Signora Pedotti, lei la fila. Signora, la fila scorre, lei rimane sempre qua in fila. Sempre, sono impirata qui da 2 ore perché ti scorre, sono stupida. Si socializza, che uno può. Cosa fai? Cosa fai? Un bacio così, poi. Cosa fai? Ci vediamo al tavolo. Ma che sbagliato! Ma ti ha conosciuto? Faccio una pomiciata. Adesso con lui. Siamo nella vasca più grande dell'acquario, vero Giorgia? Esattamente, la vasca degli squali toro. È una vasca circolare, girano in continuazione questi squali, giusto? Sì, è una vasca enorme di circa 700.000 litri di acqua salata provenienti dal nostro mare, l'Adriatico. Ma sono tutti quanti tori, cioè tutti maschi, cosa sono? Tori arrabbiati, come sono messi questi? Chi c'è qui dentro? Tutti maschi? No, in realtà sono 5 squali, un maschio e 4 femmine. 4 mucche, così sono. Femmine, perché le, sì, le, squalo toro.
E quindi praticamente, scusa, cosa mangiano questi squali? Allora, in realtà mangiano pochissimo, solo 3 volte a settimana, ecco. E mangiano del pesce come naselli, merluzzi, sgombri e totani. E quindi praticamente, scusami, quindi voi cosa fate? Date da mangiare anche questi qui o non li mangiano, questi che girano adesso? No, questi che no. Sono presenti nella vasca non vengono assolutamente toccati. Questi sono amici e vedi, si divertono insieme, guarda, assolutamente, sono anche belli grossi, eh. Però sono le 6 di sera, Jeffrey, è ora dell'aperitivo, siamo a Cattolica, cosa facciamo noi, cosa stiamo qui così? I squali cosa fanno a Cattolica? Certo, l'aperitivo, verso le 6, se tu vuoi andare intanto poi noi ti raggiungiamo che... Allora, ho preparato l'aperitivo, vado a dare l'aperitivo a Brigitte, c'è una che si chiama Brigitte. Sì, è la femmina più grande della vasca, ha 20 anni. Allora, cara Brigitte, siamo pronti, è l'ora dell'aperitivo. Vado a fare l'aperitivo con Brigitte. Lui va a fare l'aperitivo con Brigitte, la ventenne dell'acquario. Mentre noi invece, visti da vicino, gli squali hanno una dentatura un po', diciamo, particolare. Particolare. No, nel senso, fare un po' paura, con questi denti. Sì, in realtà però sono animali molto minacciati e in grave pericolo di estinzione. Infatti noi aderiamo ad un'iniziativa molto importante, Salvo una specie in pericolo, squalo anch'io, per salvaguardare tutte le specie di squalo, soprattutto le specie presenti nel nostro mare. Ecco ragazzi, ho finito, l'aperitivo l'ho fatto, è andata benissimo, ora con Brigitte ci siamo proprio divertiti. Oddio, no, ce l'ho le mani alla grande. Andiamo con Giorgia adesso, proseguiamo. Ben 5 portate, Jeffrey, iniziamo con gli antipasti, che cosa mangiamo? Cosa due c'è? Antipasti, no, abbiamo due antipasti. Manco uno, due abbiamo. Due ne abbiamo. Due, signora, due antipasti. Due antipasti. Due antipasti. Abbiamo delle polpette di pesce e patate. Pesce e patate. Ma croccanti, buone. E buone, con le patate, quante sono buone, pesce sono buone patate. Le patate. Molto, molto. Le piacciono molto le patate. Moltissimo, c'è una passione proprio fisica. E l'altro antipasto qual è, Jeffrey? Lo dico io, sono le vongole alla purità, famosissime. Che purità? Vongole alla puretta, poveretta. Alla puretta. Hai saputo, ci voleva attaccare questo pilota. A proposito di puretta, hai saputo della caccia che ci ha fatti? È cascata dagli scogli giù al mare. Puretta. Come le vongole, mangiamo. Come le vongole, buonissimo. La purità. Oggi siamo in compagnia di... Salve a tutti, mi chiamo Mirko Ioni e sono lo chef dello splendido ristorante Bella Sirolo che ha aperto a Numana proprio il mese scorso. Ma come a Numana si chiama Bella Sirolo? Lo so, Sirolo è più carina però. E niente, non sono proprio chef stellato Michelin, però proprio il mese scorso ho comprato una panda usata e ho messo 4 gomme Michelin. Non so se mi spiego. Vabbè, un po' di confusione. Sono piuttosto ambizioso. Vabbè, oggi che cosa ci prepara? Allora, oggi vi voglio preparare un piatto di quelli proprio gustosi, perché se fa presto, sono comodi, capito? Anche dopo una giornata di lavoro che sei sfinito, te le fai. Si chiama le cose, è semplice, sono le cose col coso. Penne. No, sono le cose, no? Le farfalle. No, cosa le farfalle? Le cose, le... Le linguine. Adesso non mi viene la parola. Tagliatelle. Le tagliatelle, bravo. Le tagliatelle a coso. Sarebbe, no? È quello, è famoso, le tagliatelle... Panne piselli, no? No, le tagliatelle a coso. Ragù. A ragù, bravo, le tagliatelle. Allora, come famo le tagliatelle a ragù? Sono proprio semplici. Allora, prima di tutto devi preparare un bel coso, no? Devi fare il coso. Un ragù. No, ragù, ho capito. Allora, ragù, devi fare cosa, no? Per preparare. Soffritto. È soffritto. Allora, oggi, scusa, abbiate pazienza, però è proprio una giornata. Cioè, purtroppo mi è mandata mi fiola in gita, cosa? E ancora mi deve tornare, sono molto preoccupato. Ma dove è andata? 13 anni, Melissa, sono molto preoccupato. In gita dove? A cosa? È andata in gita? Venezia.
No, cos'è Venezia? A cosa? Firenze, Roma, no? No, a cosa lì? Alla... Quella città, come si chiama? La cosa... Ah, non lo so, che città è? Napoli! Porca boia, no! A cosa Napoli? La città di cosa? De Renzo e Lucia, quelli... A Milano, cosa? Ma cosa Como! No, cosa... Quelli che sono innamorati, Renzo... Verona! Verona, brava, andati... Oh, dammi una mano però, tanto vedi che... Capito, non le viene una parola! Allora, le tagliatelle al ragù, proprio semplici, fatto sto coso con... soffritto! Soffritto, bravo, ci devi mettere almeno 3 o 4 cose e poi ci devi versare almeno 300 millilitri di cose, cose, no? Di olio! Il pomodoro! No, il pomodoro, capito, devi tagliare fine a fine, perché io la taglio fine a fine la cosa... La cipolla, bravo. Adesso per esigenze televisive, perché il piatto in pratica è fatto con queste semplici cosine che vi ho detto, sono segreti, non li dite a nessuno, e il piatto è fatto, ecco qua, per esigenze televisive, guardate qui che spettacolo. Porca boia, ecco, ho sbattuto tutte le cose lì, ecco, a posto. Vede qui le tagliatelle, sono fatte con ragù, adesso le assaggiamo. Buone. Prima di portarle in tavola, perché... Non vedo l'ora di assaggiarle anche io. No, fanno schifo. Come fanno schifo? Schifo, ho sbagliato. Ci ho messo il coso al posto del coso. Cosa ci ha messo? Ci ho messo il coso al posto del coso. Ci ha messo il sale, lo zucchero. Ci ho messo lo zucchero. No. Te rendi conto. E come facciamo? È una giornataccia. Quando è così, quando capisci che proprio butta male, allora tu sai cosa fai? Apri il tuo sportellino della tua bella cucina. Ecco qua, i sughetti pronti del pesce azzurro. Guarda cosa mi è capitato, vongole e ceci. I sughi pronti del pesce azzurro. Parte dal mare, arriva al cuore. Abbiamo fatto una strage di vongole. Abbiamo io ho mangiato tutte le vongole che c'erano. Quelle plastiche. Montagne di vongole. Adesso che cosa abbiamo? Signora Pedotti, adesso. Cosa abbiamo da mangiare? Cos'è? Orietta! Cos'è? Che è successo, signora? Ho mangiato il mio stronzo prete! A momenti mi strozzo! Ma mica sono un prete! Cosa sta roba? Ho mangiato lo stronzo prete! A momenti mi strozzo! Lo mangio così! Così li mangio così prete! Allora, il processo di lavorazione del fritto del pesce azzurro fresco fresco appena pronto. Certo, appena arrivato. Sai da dove arriva questo? Da dove arriva? Indovina. Dall'Adriatico, dall'Adriatico. Bravo, dal mare arriva. Dall'Adriatico. Questi sono i totani, vedi tutta bella. Dopo no, mettiamo la farina, ne pasteliamo e poi li friggiamo. Vieni a vedere. Faccia vedere. Vieni qua, si mette nella friggitrice, questo frigge il suo tempo, una volta cotto si tira su, si mette qua dentro e via, si serve in tavola. Faccia vedere appena caldo. Caldo, buono. Mangia la roba. Da un pezzettino così potevo. Continui signora, continui. Io tiro che sennò come si brucia tutto. È il momento dei caimani, qui siamo in una zona molto molto interessante, perché quanti caimani ci sono qua dentro? È una zona particolare di Acqua Dolce, sono 3 caimani nani di Cuvier, ma gli abbiamo dato anche dei nomi, Chiara, Blu e Scura. Ecco, questo chi è, Chiara o Blu o Scuro? Com'è che... Questa è Chiara. Chiara. Chiara, cosa mi dici? Chiara, dici qualcosa. Chiara, dici qualcosa, sei qui in diretta TV, vai Chiara, puoi parlare in questo momento, tutto per te, la telecamera, vai Chiara, vai. Ecco, non lo so, non ho detto niente, però Chiara praticamente cosa mangia? Jeffrey, ecco, volevo dire, è un momento importante perché noi siamo al momento del pasto dei caimani, no? Vado io, ma mangiano tante cose, tra cui l'asporto del pesce azzurro. Vado. Loro mangiano il pesce tutto qua, le 5 portate del pesce azzurro. Attenzione, è un momento importante, Jeffrey andrà a mangiare dai caimani. Vai, ciao Jeffrey, allora mi raccomando. Allora, sta a sentire, quindi quante volte mangiano i caimani? Mangiano in realtà pochissimo, 2 volte a settimana. Quindi siamo fortunati, siamo capitati proprio nel momento ideale in cui mangiano i caimani. Esattamente. I bambini piacciono i caimani? Sì, sì. E quanto sono lunghi questi caimani? Quindi? Allora, è piccolino, arriva al massimo 1,50 m. Si possono portare a casa. I bambini, quando voi venite qui, potete portare a casa tranquillamente un caimano, mangia 2 volte a settimana, meglio del cane, del gatto. Perfetto. Meno impegnativo, sì. Anche il pesce che gli dai da mangiare tutti i giorni. È abbastanza tranquillo, possiamo notare. Allora, qui abbiamo anche altri pesci, se li mangiano quelli?
No, assolutamente. Sono animali da compagnia. No, scherzo. Sono animali del loro ambiente naturale. E sono, che pesci sono qui con queste macchie? Questo comunemente chiamato pesce coltello. Abbiamo dei piranha erbivori chiamati pacu. Piranha anche avete qua dentro? Sì, però erbivori, quindi altre abitudini alimentari. Abitudini naturali, vegetariane, e veramente stanno veramente bene in questa vasca. Vedi come dorme, anzi hanno gli occhi aperti e gli occhi chiusi in questo momento. Sono aperti e in realtà si pensa che sta dormendo, ma non è così, è un sonno vigile e si sta mimetizzando, nascondendo, non sta consumando energie e lo fanno come tecnica anche di caccia, così poi possono sferrare l'attacco eventualmente in natura ad una preda. Chissà se poi avranno apprezzato quello che ha portato Jeffrey da mangiare, chissà. Vediamo se Jeffrey, perché non lo so, vedo che lui non si è mossa, Chiara, voglio dire. Jeffrey, com'è andata? Jeffrey. Apprezzato, mangiato. Ha mangiato tutto? Mangiavo due volte a settimana. Ecco, non mangiavano da 2-3 giorni, hanno gradito tantissimo, proseguiamo in un'altra vasca. Andiamo, andiamo Jeffrey, bene, perfetto. Che cosa? Ma aveva fame, perché due volte a settimana? Adesso siamo al secondo, ma non al secondo, al doppio secondo. Due secondi, ma cioè, non è che 2 secondi di... Certo. Aspetta 2 secondi. Sono arrivati. Il primo secondo, volevo dirvi, è la gallinella a cui volevo dedicare una poesia. O gallinella storna. Ma non è quella, questa di gallinella, è la storia vera. Ah, era questa. Che scivola nel forno a primavera. E quella, la gallinella. Signora, tra l'altro, signora Piotti, cosa c'è oltre la gallinella? Cosa mangiamo? C'è la ratatouille. La cosa? Che ne sai cos'è la ratatouille? Cosa? La ratatouille. Questa cosa è la ratatouille di verdura. Ma senti quanto è buona. Buona. Le zucchine, le melanzane. La ratatouille. La ratatouille. Quanto è buona la ratatouille. Siamo qui davanti alle meduse, che sono di piccole dimensioni queste. Sì, sono ancora cuccioli di medusa. Sono piccole. E toccandole dalla parte dei tentacoli, come si chiama? E toccandoli dalla parte superiore dell'ombrella, non sono urticanti. Sotto i tentacoli sì, invece. Sono urticanti. Beh, Santinelli, ecco. L'ho presa, la medusa, bellissima, non fa male, come dice lei, se le tiri dalla parte del cappello, non fa male. E poi sono guarda, morbide, proprio delicate, ci possiamo fare tante cose, per dire, per esempio, se io faccio così, non fa male, fanno male, perfetto, le meduse, guarda. Soprattutto nel pantalone e nella giacca, ecco, andiamo, continuiamo. E siamo al gran finale, sì. Il grande classico, Jeffrey, di tutti quanti i pesci azzurri. Che cosa si mangiano qui? Il sardoncino, il sardone. Allo scottadito. Quindi, gente, le posate sono da buttare via. Via le posate, via posate. E ora... Si mangiano con le dita. Ah, come diceva il regino Margherito, sì. Si mangia con un dito. Così dice. E moscotta, sì, e a scottadito. E moscotta anche la patata. No. E poi se non si toglie nemmeno la cosa, la mista. E quanto scotta il dito. È buono. E anche la patata. La patata lo scotta di tutto. E quanto scotta. E basta, mangia zucca, fai di tutto di traverso, mi va. Sardoncini. A scottadito, la specialità del peso azzurro. Buoni. Io so il turbo, lui è il tigro. Io so il turbo, lui è il tigro. Stiamo qua, in posto della riviera, ci famo tutta la riviera da quando siamo nati. Da Milano Marittima, Rimini, Cattolica, Fano, Senigallia. Andiamo a pesce azzurro, Beh, perché c'è il problema. A giornata tipo ci alziamo alle 11.50, la mattina 11.58, questa a mezzogiorno qua fa la fila. E però noi ormai la fila non la famo più, perché stiamo in lista, capito? Ah, non c'è la lista. Ah, non c'è la lista. E c'è allora, la lista? Chi ha chiamato fino adesso? Oh, che ne so, porco Giuda. Mangia del fritto, va, cammina. Va, a mezzogiorno ci famo la colazione qua,
con sta roba, due alici, due cozze, due alici marinate, alici scottatite, un po' di fritto. Allora, capito? Un po' di beatbox. Bravo. Ma se uno, per esempio, vuole mangiare la cosa, vuole portarsi da mangiare al mare, in spiaggia, vuole andare in riva al porto a mangiarselo al sole, in primavera, in estate... Non c'è problema! Non c'è problema? La no! Cosa fa la signora Rosa? Abbiamo il prendi a porta a casa, il takeaway. Il takeaway, il takeaway si sì, dice. Sì, qua dentro c'è le pietanze, noi le mettiamo pronte, sistemate. Ecco, vedi? È uno tranquillamente, non fa nemmeno la fila, e se via. Lo prende... Se lo... Lei come si chiama? Mi dà di buono! Cosa ha scelto signora oggi? Il menù di oggi? Il menù di oggi, sardoncini! I sardoncini mi piacciono molto. Ci sono le polpette fritte, i sardoncini, gli strozzapreti alla pescatora. E dove c'è... lo mangia? Dove lo... L'ho visto. Dove lo mangia? In spiaggia? Dove sta andando lei? Beh, fuori, c'è un bel sole. C'è un bel sole, vedi signora. E allora è meglio mangiare all'aperto, sempre divertente, mangiare un bel picnic. Lei di dov'è, signora? Sono di Marotta. Di Marotta, signora. Marotta, Riviera Adriatica. E il famoso detto di Marotta? Marotta, alza la gamba e trotta. E trotta, lo sa anche lei. Benissimo. Salve, signora, salve. E che qui si conclude il tour all'interno dell'acquario di Cattolica. Momento dello snorkeling tra i pesci tropicali, Jeffrey, non vedo l'ora. Andiamo a cena poi, lo sai, sì, eh? Con chi? Con Brigitte e Tatiana, ci aspettano. Ma chi sono? Gli squali. Dai. A cena? Ma certo. E mangiamo? Beh, pesce, è chiaro. Speriamo. Senti, tu chi scegli? Brigitte o Tatiana? Chi? Io scelgo Brigitte. Io vado con Tatiana allora, eh? Va bene, però mi raccomando, non litighiamo. Tu Brigitte. E tu Tatiana. Subito e non litighiamo, va bene. L'acqua un po' fredda, eh? Che lingua parlano? Mangiato, si prende una bella moretta, eh? Ci fa la moretta? Una bella moretta, sì. Anche io. Allora, moretta per tutti. Moretta, quattro. Grazie, grazie. Moretta. Grazie, grazie. Senta, scusi, non è che si può avere un moccaccino, per dire? Qua dietro un moccaccino? Moccaccino. Ma cosa? E come è la moretta? Moccaccino. C'è la moretta e il moccaccino. Grazie, grazie, grazie. Eccola. Brindisi. Moretta per tutti. Grazie. Al pesce azzurro. Sì. E buona.